Lazio e va avanti. Primo gol in campionato di Massimo Coda, 1-0. A spaventare l'Alessandria, cross di Maier, colpo di testa di Alessandro Tuia che svetta su tutti e trova così il primo gol dell'Eccezione. Cambia lato, c'è Calabresi che può avanzare, Lunetto lo aspetta, chiede l'1-2 a Massimo Coda che si gira verso sinistra, poi palla fuori a destro in porta, pareggia il Lecce, è 2-2, guardate un po' chi ha segnato, Pablito Rodriguez, qui dentro batte di Mariano, Meccariello, poi Lucione, alla fine Coda, è sempre lui, è sempre il bomber a risolvere, sempre Massimo Coda che si sblocca anche su azione, segna il 3-2. Ma sostegno anche altri due oltre a Coda chiaramente che rappresenta l'appoggio di Mariano, sfidato per la conclusione, c'è il vantaggio al Lecce, precisione millimetrica di Di Mariano alimentato da Gargiulo, Lecce in vantaggio. Strefezza, trova un varco, Strefezza mette in mezzo Di Mariano, raddoppia, dormita, colossale. Questa, occhio a Strefezza che può mandare in crisi Molina, furto del pallone, Strefezza, Strefezza davanti a Festa, Strefezza! Spallata al match, 3-0 da corner Crotone, ripartenza Lecce, a segno Strefezza. Trova un doppio passo, primo dribbling, ok, Yulmanda. Gira questo pallone, zona di Mariano che lo mette dentro da Coda, prima palla buona per il Lecce e subito gol ovviamente di Massimo Coda. E Pablo Rodriguez in mezzo, visto, palla che passa di Mariano, non perdona Di Mariano dopo la doppietta contro il Crotone, oggi gol e anche assist. Lo vuole sfruttare il Lecce, Gendré, palla dentro, Strefezza, ancora Di Mariano, palla nel mezzo, confusione, Coda, Strefezza! È il vantaggio del Lecce di Gabriel Coda, controllo, il tocco poi di Strefezza, ancora per Coda, in aria, Coda, c'è Di Mariano, ha raddoppiato il Lecce. Mazzitelli fermato da Yulman e poi Lucioni se ne va trasformando l'azione da difensiva in offensiva, Lucioni addirittura, Lucioni ancora, vince un altro contrasto, sta arrivando Di Mariano in area di rigore, Di Mariano, Di Mariano e poi Coda, 3-0, ma questo gol è tutto di Lucioni. Ancora per Barreca, chiama palla a Gargiulo, cercato dentro invece l'inserimento per il colpo di testa in porta di Strefezza, 7 minuti e Lecce è già avanti. Passa Barreca, abbozza una finta, ora si prende il fondo e buono il traversone verso il colpo di testa di Dermacu, Perilli sbaglia e Lecce passa in vantaggio all'81esimo, appena entrato un po' per caso Dermacu, fin qui è l'eroe del Lecce. Di Mariano per Coda, Strefezza, è partito Di Mariano, Strefezza va da solo e trova il gol, Strefezza manda in vantaggio il Lecce alla mezz'ora. La zona di Calabresi, dentro ci sono Strefezza e Coda, pallone per Coda che di testa rifila la spalla del Lecce. Strefezza va a illuminare l'arrivo di Bjorkengren che si allunga il pallone ma poi sul rimpallo è favorevole, vincente, 3-0, gioie e dolori per Bjorkengren. Cercare Gargiulo, lato corto dell'area di rigore, pallone in mezzo per il colpo di testa, il gol del vantaggio di Massimo Coda, passa a Lecce al 16esimo, parte Coda, intuisce Buffon ma non arriva, doppietta di Massimo Coda che carica il destro e poi va Buffon, non è finita, Strefezza calcia anche lui contro Danilo, Strefezza si gira, Strefezza, 3-0 del Lecce con Gabriel Strefezza, un golazo del brasiliano al 37esimo, 4-3, Coda fa tutto da solo, tutto il campo, Coda poi sterzata, Coda, 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 Coda e sono 3 per lui, 4-0 per il Lecce, incredibile al Via del Mare. Attenzione alla reazione del Lecce che è immediata e immediatamente torna in parità la formazione di Baroni, gronda qualità da tutte le parti, realizza Maier in inserimento, 1-1 e palla al centro. Strefezza intercetta, ha già capito tutto Calabresi che è lì, Strefezza va per calciare, calcia e raddoppia, Strefezza timbra anche questa sera. Alla traversone Calabresi, controlla Strefezza, si gira, deviazione, autogol, 3-2 e autogol di Boben,
Partita pazzesca, Strefezza a prendersi l'urlo dei suoi tifosi. Perde un pallone sanguinoso, diventa un 4 contro 4, lo spinge Maier, il pallone dentro per Olivieri, Pomini e poi la deviazione vincente sotto porta, passa il Lecce, esulta Gargiulo perché l'ha messa lui. Zane ha già due addosso, prova a liberare il destro, viene murato, il pallone resta lì, mamma mia, Gabriel Strefezza, pallone sotto la traversa. Lecce batte questo calcio di punizione. Conclusione e arriva il gol del 3-1, un lampo all'improvviso ancora meraviglioso di Gabriel Strefezza. Negli occhi Bellomo, poi va con il cross, colpo di testa e altro colpo di testa e poi arriva l'1-0, segna il Lecce, Mario Gargiulo, il vantaggio dei salentini, secondo gol consecutivo per Gargiulo. Può accelerare, si inserisce Maier, servito benissimo, Maier 2-0, contropiede meraviglioso del Lecce che trova il raddoppio. Per quello non trova velocità, adesso sì, con Listowski che va in porta, Listowski! E per la prima volta in cui il Lecce trova un po' di ritmo, va a divellere la difesa del Vicenza. Cino, profondo, per Coda, palo, poi Luccioni a due passi, Coda, a riprendersi quello che aveva lasciato per strada. 2-0 per il Lecce, spallata al match. Strefezza, spunto, si gira con l'esterno, gran passaggio per il gol meraviglioso del Lecce, Gargiulo, ma che assist è quello di Strefezza, mamma mia. Arriva Ravanelli, arriva soprattutto Gallo, un'occhiata in mezzo, poi va da solo Gallo, gran dribbling, Gallo ancora in piedi, Gallo, che gol ha fatto, tutto col mancino per costruirsi il vantaggio col piede teoricamente sordo. Gallo, stop e cross, deviazione di Okoli, è autogol, il Lecce in vantaggio, Okoli batte Carnesecchi ed è 2-1 per il Lecce al 91esimo. Oh, eccolo Gendré per andare al cross, palla dentro del francese, basta sul primo palo, arriva l'1-1 del Lecce con Liskowski. Lui, Coda, si gira bene, appoggia per Gargiulo, ce l'ha sul suo piede, Gargiulo murato da Glick, la palla arriva a Strefezza, pareggia il Lecce al 40esimo, Gabriel Strefezza ritrova il gol e fa 1-1. Schermato Calabresi, attaccante aggiunto, Coda, sente la porta e realizza un gol da centravanti vero, Massimo Coda, 1-1, palla al centro. Manda, la porta via, va subito in verticale, la palla è buona, la conclusione pure e Lecce con Coda è in vantaggio. Va Coda e lo spiazza, 2-0 Lecce. Pallone crossato verso Coda, uscita di Saro, poi Maier la lascia lì, Strefezza, sono 3 per il Lecce, segna anche lui, anche Gabriel Strefezza. E lì prova contro la Julman, Coda ce l'ha buona, Coda all'88, il guizzo di Coda. Mario realizza Coda, il Lecce avanti a Monza, 1-0, a segno il capocannoniere della Serie B, quarto rigore realizzato. Ragusa per il taglio di Rodriguez, Rodriguez difende, palla e calcia, il vantaggio del Lecce, Pablo Rodriguez, 1-0 via del mare. Tunnel, Coda al limite, premia ancora Rodriguez, in faccia alle ali, due volte le ali su Coda, poi di tacco, il capocannoniere del campionato, al terzo tentativo, 2-0 Lecce. Non sbaglia Coda, la chiude il capocannoniere del campionato, 3-1, doppietta dagli 11 metri per Massimo Coda. Va Coda, intuisce ma non basta Cicisola, pareggia il Lecce con l'ottavo gol nelle ultime 6 di Massimo Coda che va a 17 gol in campionato ma trova soprattutto l'1-1. C'è larga per Strefezza che per la prima volta può puntare bene la difesa del Brescia. Strefezza fino in fondo! Un capolavoro di Gabriel Strefezza che sblocca la partita. Poi Strefezza raccoglie al limite, buca dentro su Coda al volo! Al volo Coda ancora! Una meraviglia del capocannoniere della Serie B!
tagliata sul secondo palo, palla rimessa dentro e la ripresa Šilić al 96esimo con Blen entrato dalla panchina. Punta Ricci, va sul destro, prova a crossare per Koda. Eccolo il centesimo gol in Serie B di Massimo Koda, è un numero 9 puro. Sempre da quella parte il Lecce, arriva il cross con il tacco, pallone prolungato, Koda! La sblocca subito il Lecce, Massimo Koda, ancora lui, sono 20 in campionato. Blen, strefezza, calcia e il pallone si infila alle spalle di Krapikas, raddoppia il Lecce con Gabriel, strefezza. Intanto conclusione di Di Mariano! Lo trova e come il gol, Francesco Di Mariano, è 3-1 a Liberati. Lotta con Boben, Koda, la sterzata, l'appoggio per Ragusa. Serve il poker in Lecce all'86 e 4-1. Ancora Di Mariano, Koda, lavora bene, palla in area, attenzione ad Elgason. Entra e segna Elgason. Un'occhiata in mezzo, altro cross, Luccioli sotto porta. La sblocca il capitano Fabio Luccioni, 1-0. Partito alle spalle di Luca che si è abbassato per dare una mano dietro, la girata di Faragò. Livieri non ci arriva sul primo palo, Faragò. Di fatto lancia l'azione offensiva del Lecce, strefezza, deviazione e palla in porta, il migliore in campo, la sblocca al 69esimo. Verso Di Mariano, gioca con lui Gargiulo, il cross di Mariano per il colpo di testa proprio di Maier, uno dei tre retrocessi, scioglie la paura via del mare, è 1-0.